locali diventi azienda produttiva di servizi e di lavoro. Perché fino ad oggi solo le aziende private, se le aziende private sono state quelle che hanno beneficiato di questo strumento, non vedo perché non possa essere il comune a farsi carico di tutte queste problematiche. Poi ho solo un minuto di tempo, invece per quanto riguarda i primi 100 giorni, oltre alle cose che ha sottolineato il dottor Di Biase, che sono contenute anche nel nostro programma, io penso che bisognerebbe avviare immediatamente un ragionamento serio sulla raccolta differenziata, una raccolta differenziata che ci permetterebbe di affrancarci dalla tassa dei rifiuti solidi urbani, così come è stato in altre realtà vicine e lontane a noi. Noi abbiamo preso come esempio il comune di Capannori, dove nell'arco di appena 2 anni la tassa sui rifiuti è stata abbattuta del 60%, e questo ha prodotto anche 50 posti di lavoro. In una situazione di crisi profonda come quella che attraversa non solo il nostro comune ma tutto lo scenario nazionale, non è cosa di poco conto. Quindi io credo che fondare l'azione amministrativa su queste prime 2 cose comporterà sicuramente un beneficio sia per le casse che anche per l'organizzazione della macchina amministrativa stessa, ma anche in previsione di nuovi posti di lavoro. Rossi. Cento giorni non sono uguali a 40 anni, ma qualcosa si può fare. Allora iniziamo col dire che io ho imparato che ogni casa si può amministrare bene se si sa esattamente quello che c'è dentro, quello che può entrare, quello che deve uscire. Allora iniziamo, e questa credo che è una differenza sostanziale tra quello che vuole fare la lista che io mi onoro di rappresentare, Nuova Ferrandina, dalle altre, perlomeno per quanto ho sentito sino adesso. È importante, prima di fare qualunque cosa, qualunque azione amministrativa, sapere esattamente qual è la situazione economico-patrimoniale del nostro paese, del nostro comune. Non possiamo fare niente, se non sappiamo esattamente qual è la nostra situazione. E non basta soltanto sapere qual è la situazione, ma capire anche profondamente quali sono le ragioni che l'hanno determinata. Noi riteniamo di dover voltare pagina, e per voltare pagina non possiamo fare finta di niente, che il passato non ci sia stato. Dobbiamo capirlo con serietà, con rispetto, ma con fermezza. Bisogna assolutamente sapere quali sono le ragioni del nostro dissesto economico e da là ripartire. Se ci sono azioni severe, devono essere portate a termine, perché ogni amministratore, come buon padre di famiglia, deve con fermezza fare quello che si deve fare. Quindi questa è la prima cosa: non si può fare niente se prima non si mette chiarezza su qual è la reale situazione e le ragioni che l'hanno determinata. Lo possiamo fare noi come nuovi, come neofiti. Non credo che lo potranno fare coloro che hanno determinato l'attuale situazione di Ferrandina. Non ci giriamo indietro alle cose, diciamoci le cose come stanno, perché altrimenti ci prendiamo in giro. Questo è il concetto che secondo me è basilare e da cui non si può prescindere per operare seriamente per il nostro paese. Dopodiché sono tante le cose, a noi sono particolarmente a cuore i giovani e gli anziani, il mondo del lavoro ci sta molto a cuore, ci mancherebbe, ma i giovani e gli anziani sono i più fragili, e girando per le case si sente tanta sofferenza che non deve essere dimenticata. Cercheremo di essere vicini ai più deboli, in tanti modi, si può fare. E ai giovani che non sanno come giocare, non sanno come fare sport, non possono giocare con la loro squadra, con il loro tifo nel campo di calcio, non sono cose di poco conto, sono i giovani il nostro futuro e gli anziani il nostro passato che va protetto e difeso. Quindi avremo un particolare riguardo per loro. Il lavoro sarà il frutto per i suoi occupati
il corretto denaro. Grazie. La modesta esperienza acquisita in tanti anni di attività amministrativa mi fa dire che le migliori intenzioni cozzano, o potrebbero cozzare, ma di solito cozzano, con la realtà. E al primo posto della realtà io metto la realtà amministrativa, intesa come struttura organizzativa, che è quella che poi garantisce sviluppo o arretramento, perché se le pratiche sono velocizzate c'è sviluppo, se vengono rallentate non c'è sviluppo. Anche perché, dico questo, alla luce della nuova legislazione che concepisce l'amministrazione in modo del tutto diverso rispetto al passato. Per esempio, l'amministrazione per legge oggi non è più quella che eroga soltanto i servizi, ma è quella che deve avere capacità imprenditoriale, e per avere capacità imprenditoriale deve raccordarsi a tutti i livelli utilizzando la legislazione che c'è. Noi Ferrandina saremo agevolati di questo, sintetizzo ovviamente, dal fatto che già nel 2004 la mia amministrazione propose e realizzò lo sportello unico. Adesso è diventato obbligatorio, è uno strumento del quale l'amministrazione comunale potrà subito servirsi. Quindi, prima cosa, mettere ordine nella struttura. Negli altri giorni, 100 giorni, l'occupazione, non possiamo far finta di chiudere gli occhi di fronte alla realtà che è penosa. Giovani e meno giovani sono disoccupati o purtroppo perdono gran parte delle energie, consumano gran parte delle energie nell'assistenzialismo, perché non saprei usarlo diversamente, anche se capisco il valore. La funzione sociale degli ammortizzatori sociali nella mobilità e nella cassa integrazione. Quindi occupazione attraverso progetti mirati, alcuni dei quali già ci sono. La Geogastoc, bisogna subito uscire dagli equivoci e arrivare in tempi brevi alla soluzione, potrebbe darci occupazione. Un'altra cosa, riprendere trattativa subito con l'ENI. La difesa dell'ambiente non può essere teorizzata soltanto, va fatta in concreto. L'ENI realizzò una discarica in quella vicinanza della Pozzi che non è discarica. Chiamare l'ENI alle responsabilità di quella discarica, chiamare l'ENI alle responsabilità per la bonifica di tutti i pozzi e il rifacimento delle strade che ci sono, che portano ai pozzi, credo che può dare occupazione e progettualità varia che va portata avanti. Non possiamo dimenticare poi che c'è l'aspetto sociale. Grazie. Bene, siamo arrivati alla terza domanda. Rifacciamo il sorteggio. Allora, Rossi. Di Biase, Dubla e D'Amelio. La terza domanda. Allora, quali azioni amministrative concrete, sottolineo concrete, intende intraprendere per lo sviluppo economico della città? Rossi della lista Nuova Ferrandina. Fra le cose essenziali che noi abbiamo in questo momento sul tavolo di Ferrandina e che dobbiamo assolutamente coltivare è il progetto della Geogastoc. Va fatto con correttezza, con rispetto dell'ambiente, con attenzione profonda
per il nostro ambiente e per la nostra popolazione. A Geocastoc è importante, come già in un altro incontro abbiamo avuto modo di dirci, perché deve essere oggetto di una trattativa intelligente. Vale a dire, noi abbiamo, il nostro territorio è stato deturpato negli anni da un'industrializzazione selvaggia e non controllata. Noi abbiamo il dovere in questo momento di rivalutare il nostro territorio, di conoscere le potenzialità, le criticità, e quindi amministrativamente è importante sfruttare quello che abbiamo in questo momento per poter nel modo migliore proteggere e valorizzare il nostro territorio. La Geocastoc è un'importante occasione, ma deve essere fatta con serietà, con oculatezza. I pozzi che devono ricevere questo stoccaggio devono essere controllati e, se necessario, bonificati. La Geocastoc non porterà solo lavoro, comunque creerà uno scompenso ambientale che ha un costo. Il costo dovrà essere utilmente contropartito da una bonifica dei nostri terreni. Noi possiamo avere in questo momento fare la voce grossa con gli altri enti sovracomunali e dobbiamo farlo intelligentemente. Dobbiamo recuperare le somme che hanno i danni che sono stati prodotti al comune di Ferrandina, i debiti che non sono piovuti dal cielo a Ferrandina. Bisogna capire come sono stati prodotti e bisogna recuperare quelle somme. Bisogna evitare di continuare a fare errori. La nostra amministrazione, i nostri dipendenti comunali devono essere valorizzati. Bisogna fare capire che bisogna con serietà e con serenità lavorare e voltare pagina. Si deve fare molto di più di quello che è stato fatto fino adesso, iniziando a dare l'esempio, perché senza esempio non si va da nessuna parte. E allora l'amministrazione deve poter e sapere dare l'esempio. Quindi chi l'amministra per primo e i dipendenti che hanno la fortuna di avere un posto pubblico e poter essere utile a tutti i cittadini dovranno essere ben consapevoli di qual è il loro ruolo importantissimo. Quindi dobbiamo dare un senso alla nostra pubblica amministrazione. Ecco, come azioni concrete, con la prima che mi viene immediatamente in mente è quella di... quello della bonifica della Val Basento. Proprio nei giorni scorsi c'è stata una notizia allarmante riportata anche da tutti i giornali, e che cioè l'ENI in questo anno ha deciso di intervenire su 5 siti nazionali per la bonifica, sui 9 previsti inizialmente, e fra questi 5 siti non c'è purtroppo la Val Basento. Da questo potete capire quali possono essere le conseguenze assolutamente negative ai fini di chi, ecco, vorrebbe per esempio investire qui in Val Basento, perché dovrebbe a questo punto, ecco, prima bonificare il terreno e poi potersi insediare. Quindi bisogna fare, ecco, da questo punto di vista un'azione molto concreta, molto determinata, perché l'ENI possa rivedere con la propria posizione e inserire quindi nelle aree nazionali da bonificare anche la Val Basento, perché questo è il presupposto necessario e indispensabile per poter determinare una situazione di sviluppo in Val Basento. Quindi questo io credo sia e debba essere la prima o una delle prime azioni concrete per determinare una svolta economica per il comune di Ferrandina. Ecco,